Hola a todos, ¿qué tal? Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi registro in solitaria. Ci troviamo a Playa San Juan, vicino all'oceano, sul lungomare. Oggi esploriamo il secondo capitolo, il secondo episodio di Tenerife Abbandonata. E oggi vi mostro una rovina che serviva per alimentare una finca. Ora andiamo più nel dettaglio, dobbiamo salire questa scala che adesso vi faccio vedere. Comunque trovate questo contenuto sul mio Instagram, che ho fotografato quest'estate, vi lascio le foto qui nel video. E niente, proseguiamo, saliamo le scale e ci vediamo più tardi, a dopo. Tra l'altro oggi fa caldissimo, spero si senta. Ho comprato questo nuovo microfono, quindi l'attrezzatura migliore di video in video, o almeno così spero. Adesso stiamo salendo, mi devo abituare a parlare qui perché si sente comunque meglio che sicuramente col telefono, col mio telefono. E niente, intanto saliamo. Una bellissima giornata, tra l'altro. Fa abbastanza caldo, parecchio. La strada non è lunga, comunque è facilmente accessibile a tutti da Playa San Juan. Arrivi al paese e in 10 minuti, un quarto d'ora sei qua su in cima. Scusate che c'ho il sole in faccia da questo lato, però la strada è questa. Col fiatone. Vi mostro un attimo dove siamo passati. Qua c'è il lungomare, la spiaggia, come potete vedere. Guardate che bello. Tra l'altro, bellissima giornata. Siamo saliti da questa scala, quella che vi ho fatto vedere prima, qua sotto. Siamo arrivati qua sopra, in cima, dove tutto è cintato, no? E qua prosegue la passeggiata molto semplice fino alla statua lì di una coda di balena. E poi proseguiamo, faccio vedere. È leggermente in salita, però è fattibile. Io spero si senta bene con questo audio, perché sono comunque un po' scomodo tra selfie stick, microfono, caldo, pantaloni lunghi, che non so se era la scelta migliore. Comunque, ci stiamo avvicinando, vedrete che è bello, proprio sull'oceano. Poi con una giornata del genere merita. Speriamo di farvelo vedere, spero di riuscirci al tramonto, quando il sole va giù, deve essere bellissimo. Vi faccio vedere qui la statua. Ecco, qua forse si vede meglio che non c'è il sole che ci picchia. Guardate che bella. Sì, dal vivo rende di più probabilmente, però è bella, ci sta. Ok, proseguiamo di qui. Mi sono dimenticato di dirvi che, nonostante si possa passare da sopra, da qui, c'è un altro. Proseguendo da sotto, scusate, volevo dire che qua continua la strada, la passeggiata. Adesso c'era un cancello, ma a volte è aperto. Prima era aperto un tempo fa. Prosegui qua sotto, si arriva a quest'altra spiaggetta un po', diciamo, meno turistica, dove non c'è tanta gente perché è piena di pietre, di ciottoli, comunque non è amata da tutti. E qua vedete che c'è il cartello, e qua c'è quest'altra scaletta che comunque ricongiunge a questa stradina che stiamo facendo adesso, che poi continua lì sopra per arrivare alla rovina. Mi sono messo il microfono qua perché è un po' più comodo. Spero si senta bene. L'ho detto già 3 volte che spero si senta bene. Altri scalini qua da fare. Tra un po' spunterà. Di lì la vedrete, adesso vi faccio vedere quando arriviamo. Noi eravamo venuti qua quest'estate, tanto vi racconto. Per caso, mi sembra, avevo visto qualche blog su internet dei luoghi, comunque rovine, luoghi abbandonati, appunto. E ce n'era uno qua vicino, Playa San Juan, che noi stiamo qua vicino. E l'abbiamo scoperto per caso, abbiamo visto sta cosa qui e noi siamo, così siamo venuti a vederla. Eccola là.
eccola lì. Eccoci qua, siamo arrivati, siamo davanti alla porta che scende giù con la scalinata per arrivare alla rovina. Come si chiamava questa rovina? Si chiamava Casa Imbarcadero. Che cosa serviva? Serviva per rifornire la finca di Agua Dulce, che si trova continuando verso questa strada, questo percorso vicino ad Abama. Quindi la funzione di questa struttura, quando era attiva, era rifornire questa finca con l'acqua dolce, perché aveva a fianco aveva un pozzo, appunto, che estraeva acqua dolce dall'oceano, riforniva questa finca qua vicino. E poi nel tempo è andata in disuso, si è rovinata ed è stata chiusa definitivamente. Ora rimane qualche resto, pochi resti. Adesso scendiamo giù, vi faccio vedere tutto nel dettaglio, ok? Ci vediamo sotto. Ho giusto aspettato questa ora per farvi vedere questo, guardate che meraviglia. Veramente, i tramonti qua sull'isola sono una delle cose più belle di Tenerife, a parer mio davvero. Provare per credere. Vedete che spunta, eccolo qui, Casa Imbarcadero qua sotto. Adesso vi faccio vedere un po' tutti i dettagli, diciamo. È rimasto ben poco della struttura, perché ormai è appunto tutto in rovina. Non ce n'è più, non c'è il tetto, non c'è le pareti, c'è ben poco. Sentite le mura del mare, vedete che bello, dell'oceano. Lì si può intravedere, qui in questo punto, la prima spiaggia, e qua la seconda un po' più piccolina, dove prima c'era qualcuno, adesso non c'è più nessuno perché sta calando il sole. Guardate che bello, ragazzi, bellissimo davvero. Questi video con questi scenari sono da iscrizione, signori, sono da iscrizione. Guardate che bello. Ok, siamo quasi arrivati giù adesso. Manca poco. Eccoci qua. Qua c'era una porta, come si vede, che ci sono i cardini qui. Ora attraversiamo questo muro dove c'era una porta ed eccoci qua, siamo proprio sopra la casa, sopra il pozzo, sopra la struttura, chiamatela un po' come volete, che serviva per alimentare la finca, vi ricordo, la finca qua vicino di Agua Dulce. Estraeva l'acqua dolce dal mare col suo pozzo, che non so se si trovava o da questo lato o di qua, ormai non rimane più niente. Comunque vedete, rimane soltanto questa piccola... queste due, diciamo, stanze. Qui si può vedere la prima, la più grande, dove non so, è ormai tutto in rovina. E ora andiamo giù, vi faccio vedere, e quest'altra di qua. Scendiamo da queste scale sicurissime. Bene, scendiamo giù ora. Vi faccio vedere un po' tutti i dettagli. Allora, eccoci qua. Qua possiamo già intravedere, vi faccio vedere subito i graffiti. Guardate che bello questo bello azzurro con il tridente di Poseidone, appunto, di Atlantide. Non so chi sia l'autore, però è carino. Qua vediamo, non so, un cuore, una scritta di una coppia. C'è tante coppie che tanti mettono le iniziali, appunto. Qua un signor Pablo. Vedete anche qua, J di Jessica, spero non sia la mia. E qua prima appunto c'era qualcheduno si trovava, qualche coppia. Comunque l'unico accesso per arrivare a questa spiaggia, perché è appunto da sopra. Da qua su, scendendo per queste rovine, guardate come si vedono bene di qua. Da questo lato solo via mare, non si può arrivare in altro modo, quindi l'unica è scendere verso le scale e arrivare alla spiaggia. Tanto qua scendiamo, che i gradini ormai non ci rimane ben poco. Facciamo attenzione. Guardate, vi faccio vedere, spero che si vedano, perché non possiamo avvicinarci molto. I granchi neri, guardate. Qua ne vediamo un po' più grossi, i granchi neri, eccoli qua, li vedete.
i granchinieri mangiano la spazzatura portata dal mare, quindi non possono, non sono commestibili, vanno comprati o appunto pescati, quelli rossi. Si sta alzando un po' con la marea, quindi è meglio salire. Vedete, qua c'erano due pilastri, probabilmente due colonne. Può darsi che era da questa zona che c'era il... Vedete, qua c'è un'altra piattaforma. Questo qua era, diciamo, il muro che circondava la stanza, però può darsi che era qua il pozzo che estraeva l'acqua. Il sole ormai sta andando proprio giù, lo vedete là in lontananza con la gomera dietro, come sempre. E niente, amici, direi che possiamo salire per salutarci. Dai, ci vediamo su in cima. Qua il sole è andato appena giù, proprio adesso c'è ancora un po' di luce per circa mezz'oretta. Questa non l'avevo vista l'altra volta, i turisti non sono i benvenuti. Signor Nettuno, è stato un piacere, ci vediamo alla prossima. Bene amici, direi che il video può concludersi qua, io vi lascio con la scritta dietro di Atlantide, o meglio Casa Embarcadero di Playa San Juan. Io vi ringrazio tantissimo per essere arrivati a questo punto del video, condividete, iscrivetevi, insomma le solite cose, commentate che è importante, date valore al video, ditemi la vostra, cosa vorreste vedere nei prossimi video, parliamo tra di noi, che è una cosa bella. E iscrivetevi per supportarmi e per portare nuovi contenuti a voi e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ora ci incamminiamo verso casa, ecco la mia partner di avventure che è arrivata, che porta il pane a casa, che va a lavorare almeno lei. Vi ho fatto vedere un po' il tour di questa casa Embarcadero, secondo episodio di Tenerife abbandonata, quindi saliamo questa scala. Questa struttura era un molo appunto che riforniva la finca di Aguadu.